Salve a tutti ragazzi, sono Emanuele V11 e benvenuti in questo nuovo video. Questo è il mio canale e io sono Emanuele V11, come già detto da prima. Allora, il video di oggi sarà un altro video annunciato e questa volta parleremo di un giocone che un gioco annunciato che si prospetta che sarà un giocone. Io l'ho definito la rivelazione, la nuova next gen, ok? La vera next gen, quella che doveva venire 2-3 anni fa con la PS4 e l'Xbox One o un anno fa. Comunque, il gioco di cui si parla è Escape from Tarkov. Mi sono preso un paio di appunti perché parleremo tanto di questo gioco. Cioè, ci sono vari punti. Allora, prima cosa, sviluppato dalla Battlestate Games, una casa sviluppatrice russa di cui non abbiamo nulla. Questo qua è il loro primo titolo che sviluppano, o meglio, il primo titolo che non passa in sordina, perché forse hanno sviluppati altri, non mi sono documentato più di tanto. Allora, il gioco sarà un open world survival, stile DayZ. Allora, di giochi stili DayZ ce ne sono stati veramente, veramente tanti. H1Z1, World Zero, Meros, Untamed, scusatemi, ma anche Untamed, stile DayZ alla fine. E sono tutti, bene o male, falliti, nel senso, falliti no, però sono state delle ciofeche, non è che fossero andati molto bene. Ma dalle prospettive, Escape from Tarkov rivoluzionerà il mondo dei survival. Secondo me potrebbe superare anche DayZ. Per ora del gioco noi sappiamo abbastanza tanto, cioè non sappiamo poco, anzi sappiamo tanto del gioco. E sappiamo anche la data del rilascio. L'alfa sarà rilasciata entro il primo quarto del 2016. Ora siamo a febbraio, siamo intorno verso la metà di febbraio. Quindi potrebbe uscire fra poco. Sul sito si può preordinare, il costo ora è all'incirca 40 euro, non proprio, ci sono vari pacchetti, il pacchetto più costoso viene 60 euro e a gioco completo il gioco costerà intorno ai 60 euro da quello che dicono. Allora, cominciamo subito, seguo un attimino di punti qua, scusate se guardo verso il basso. Allora, il sito del gioco, di cui vedete il trailer qua dietro, poi tanto trovate tutti i link in descrizione, ci sono tre trailer, cioè un trailer ufficiale e due alpha gameplay, più dei commenti degli sviluppatori, quindi è una cosa seria, non andate a sprecare soldi in un progetto, ok? Ok, il sito, dove, la piattaforma, il sito del gioco è stato creato, è stato rivoluzionato a dicembre, tanto per darvi delle info logiche. Si può già preordinare, come ho già detto, e il gioco sarà a pagamento, cioè non sarà free to play. E hanno detto chiaramente, bello e tondo, che non ci saranno microtransazioni. Cosa sono le microtransazioni? Perché non lo sapesse, sono, che ne so, i piccoli acquisti che si fanno dentro un gioco. Guardate Team Fortress 2, dove c'è un negozio interno dove possiamo comprare qualsiasi cosa vogliamo, che ne so, una mimetica, un cappello, un'arma. Ma nel gioco non ci saranno microtransazioni, sarà te compri il gioco e c'è tutto il gioco. Per il gioco non sarà veramente, non sarà proprio leggero. I requisiti minimi sì, sono accettabili, parliamo di 4 GB di RAM. Tanto ora vi staranno scorrendo le due immagini. I requisiti minimi sono accettabili per un gioco del genere, però stiamo sempre parlando di requisiti minimi, quindi possibilmente tutte le impostazioni al minimo, texture al minimo, e forse vi lagherebbe, scusatemi, avrà i frame bassi lo stesso. E i requisiti opportuni sono abbastanza alti. Questo computer qua dietro li prende appena, cioè 8 GB di RAM e cose del genere. Allora, ci sarà l'alfa di questo gioco o si andrà direttamente in beta? No, ci sarà un'alfa, nel senso sì, ci sarà un'alfa, l'alfa, come ho già detto, nel primo quarto del 2016. Sarà un open world? Allora, tutti dicono di sì e hanno anche ragioni ben fondate di dirlo, anche il canale YouTube, per chi lo seguisse, il canale YouTube Open Games, Open World Games, l'ha recensito. Quindi anche io credo che sarà un open world. È molto probabile che lo sia. Anche loro mi sembra abbiano detto. Io sono sicuro al 90% che lo sia, perché non so perché ho un piccolo lapsus, non mi ricordo se lo è veramente. Allora, la storia. Il gioco ha una storia? Sì, c'è una storiella. Nel 2015 c'è stata una specie di apocalisse, ok? Magari una guerra nucleare, una guerra atomica,
non lo so, forse un virus, c'è stata una tragedia, un collasso. Nei trailer noi non abbiamo visto zombie, io non ho visto zombie, i miei amici non hanno visto zombie, nessuno ha visto zombie, quindi non sarà l'ennesimo gioco zombie, forse. Forse è possibile che ci siano anche gli zombie, perché i zombie danno quel tocco di zombie in più, di horror in più al gameplay. Stavamo dicendo? Sì, c'è una storia. Nel 2015 è successo questo casino. Ora siamo dopo il 2015 e ci sono, da quello che ho capito io personalmente, dai trailer, dai gameplay e dai commenti dello sviluppatore, che ci saranno tre team in gioco. Un americano, uno russo e poi un team di banditi. Forse uno dovrà joinare questi team. O forse no, forse sono soltanto dei gruppi che si sono fatti tra loro gli sviluppatori. Però si vede sempre che ci sono quelli meno armati bene, che sono i banditi, ci sono quelli armati benissimo, quelli armati all'americana, quelli con la K, quelli con la MP5. Boh, è così. Non è che ci saranno questi tre team. Allora, passiamo alla fase clou. Cos'è che rivoluziona questo gioco? Io prima ho detto espressamente che questo gioco rivoluziona il mondo dei survival open games. Praticamente qua possiamo fare. Sarà. Ecco, ok, scusate, rielaboro. Come gioco è molto realistico. Voi direte sì, anche il disegno è molto realistico. Non fino a questi punti. Se noi troviamo un cadavere per terra, sì, possiamo lottarlo, possiamo depredare, sciacallare il cadavere, prendere le cose. Ma se quel cadavere, prima cosa, dobbiamo avere. Ci sarà un periodo di tempo, che è di tempo. Ci sarà un periodo per cercare di rovistare nelle tasche del cadavere. Poi magari il cadavere c'è un giubbotto antiproiettile, quindi serve anche del tempo per prendere dentro il giubbotto antiproiettile. Poi magari, che ne so, volete controllare le tasche dei pantaloni bene, ci vorrà un po' di tempo. Capite? Da qua dietro forse state anche vedendo, forse no. Forse al prossimo giro, al prossimo, vedrete questa cosa. Ah no, questo è l'action gameplay, ok? Cioè il gameplay d'azione. Allora, sì, dato che siamo in contesto, ci saranno scontri a fuoco, ovviamente. Allora, noi se abbiamo su un'arma un mirino, possiamo, che ne so, un mirino, cioè abbiamo un mirino da cecchino, noi possiamo guardare sotto il mirino del fucile originale. Ok? Già questa cosa è carina. Ci sono i visori notturni, forse dovremmo lottarli, trovarli, non lo so. Forse ce l'avremmo già d'ordinanza. Io non sappiamo, giustamente sappiamo pochissimo di questo gioco, deve ancora uscire. Ci sarà una vasta varietà di armi, ci saranno le solite classi, nel senso, solite classi in gioco, se ti trovi un fucile da cecchino diventi la classe cecchino. Nel senso, ci sono le solite armi, ci sono i cecchini. Siamo in Russia, quindi ci saranno molte AK-47. Ci saranno meno M16, meno MP5, più roba Kalashnikov e cose del genere. È molto, anche come combattimento, è molto realistico, però non è sfiancante, non è che prendi un proiettile e muori all'istante, perché sennò il divertimento non ci sarebbe. Che ne so, prendi un proiettile, allora stai un po' male, però riesci ancora a combattere, capite? Perché alla fine sono super attrezzati questi agenti. Come mercato intendo non microtransazioni sulle soldi veri, ma soldi del gioco, una valuta del gioco, io non ho idea. Il gioco, ripeto, non è neanche uscito, tutti ormai l'abbiamo capito. Ci saranno un sacco, ma un sacco, e quando dico un sacco di luoghi da visitare, e quando dico un sacco, intendo un sacco, ci saranno un sacco di luoghi da visitare. E veramente tanti, tra cui un casolare. Noi abbiamo visto un casolare, un albergo, un motel, dai vari trailer intendo, una fabbrica di trattori per dire. Ok. Passiamo alla cosa più interessante del gameplay di questo gioco. Per esempio, noi andiamo in questo motel a cercare un po' di provviste, non lo so, cose del genere. E magari una porta è chiusa. Allora, uno, possiamo provare a sfondarla facendo rumore. Due, possiamo andare alla ricerca delle chiavi di quella porta. Quindi, che ne so, se quel motel c'è una reception, noi andiamo alla reception e cerchiamo un passepartout. Poi, se magari troviamo una valigia in una stanza, troviamo una valigetta e la valigetta magari è chiusa a chiave, in quella stanza dovremmo cercare, che ne so, la chiave per aprire quella valigetta in particolare. Come cosa è molto bella. O se no, possiamo anche accendere le luci, che ne so, se è buio. Quindi c'è ancora l'elettricità centralizzata. Quindi noi potremo, dall'interruttore delle luci, accendere le luci. E ovviamente le luci, dato che è tutto molto decadente, ci metteranno un po' i neon, si dovranno scaldare, quindi farà anche un po' di rumore. Avete presente anche quando vi andate a scuola, no? Quando si accende la luce del neon.
A parer mio, questa cosa dà molta profondità, e quando dico molta intendo molta, molta profondità al gameplay del gioco. Allora, questo è uno dei giochi che quasi sicuramente preordino, e se non lo preordino lo compro, è uscito, appena visto che tipo di gioco è, anche se ho le idee quasi ben chiare in testa. Ci sono ancora molti punti interrogativi su questo gioco, però sappiamo che la cosa migliore che sappiamo è che non ci saranno microtransazioni interne, cioè se c'è qualcuno che paga di più, avrà di più. No, non ci sarà questa cosa. Bene, io spero di avervi minimamente incuriosito su questo gioco. Io nella descrizione, come al solito, vi lascio tutte le info utili, tipo il nome del sito, il link del sito, scusate, e i vari link dei video interessanti, questi tre video, poi e il link del canale YouTube del gioco. Quindi io spero che con questo video vi abbia minimamente incuriosito sul gioco, perché come gioco secondo me varrà tanto, e quindi varrà anche la pena comprarlo, e quindi se più lo compriamo nella community italiana meglio è. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare mi piace, commentare, ma commentate soprattutto sul gioco, non, cioè cosa ve ne pare del gioco e se lo conoscevate già o no. E ovviamente se avete voglia iscrivetevi anche al canale, che non vi costa nulla. Bene, qua da Emanuele Bundici è tutto, alla prossima. Ciao!